Buonasera a tutti, sono Eleonora Galini, sono del GSE, sono stata da poco assegnata all'unità del conto termico del GSE con un chiaro mandato del vertice. Questa è la mia prima presentazione pubblica, quindi mi scuserete se non avrò una comunicazione così efficace, sono un po' emozionata. Con un chiaro mandato del vertice che mi ha mandato dal mio ruolo precedente di comunicazione a dire che devo ispirare i vostri territori per far sì che il senso buono del conto termico si possa diffondere. Il conto termico è questo meccanismo di incentivazione purtroppo ancora molto poco conosciuto dai comuni italiani e la mission numero uno del GSE in questo momento è fare sì che venga conosciuto, compreso e sfruttato, perché è un meccanismo di incentivazione che ha a disposizione 200 milioni di euro annui per la pubblica amministrazione che purtroppo non lo conosce e non lo sfrutta e quindi è un ammontare economico che è veramente un peccato non sfruttare. Noi come GSE ci stiamo impegnando a semplificare il meccanismo, dal 31 maggio 2016 sarà operativo il nuovo conto termico, stiamo proprio lavorando a una semplificazione e a una comunicazione di modo che questo venga divulgato il più possibile. Ora però vorrei iniziare facendovi vedere un video che più o meno sintetizza gli aspetti principali del nuovo conto termico. Conto termico 2.0. L'efficienza è un'arte. Il conto termico è un regime di sostegno specifico per interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica. Il conto termico 2.0 introduce principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, ampliando la gamma di interventi incentivabili. Sono introdotte dal conto termico 2.0 la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, la sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, l'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico, la building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici. Gli edifici energia quasi zero riguardano l'intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione in edifici a energia quasi zero. La building automation riguarda l'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi. Per interventi di incremento dell'efficienza energetica, l'incentivo è pari al 40% delle spese ammissibili. Per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, gli incentivi sono definiti da algoritmi calcolati, comunque non superiori alla soglia del 65% delle spese ammissibili. Conto termico 2.0. L'efficienza è un'arte. Ecco, allora poi io diciamo predisposto una presentazione che va un pochino nel tecnico e cercherò veramente di sorvolarla, insomma di farla diciamo tra virgolette meno pesante possibile. Allora un attimo solo, scusate. Intanto ci aggiungo una cosa. Tutti quegli interventi che ci sono stati presentati che possiamo fare con la facilitazione del conto termico, quindi avendo degli sconti sulle spese, in realtà poi ci portano ad avere molti meno consumi,
e quindi portano a dei risparmi per gli enti locali notevoli che possono utilizzare per fare altri servizi. Cioè, tenerli legati insieme queste due possibilità, il risparmio finale sull'energia elettrica, sul riscaldamento, su tutta una serie di spese che noi oggi abbiamo e che invece le vedremo diminuite. Sì, oltre al recupero della spesa effettuata effettivamente c'è anche un rientro dal punto di vista dei consumi, un risparmio sui consumi. Allora, oddio, diciamo bene. Dunque, scusate. Vabbè, niente, andiamo oltre questi dettagli del nuovo conto termico che segue, diciamo, al precedente decreto del conto termico che era stato previsto nel 28 dicembre. Questa? Ah, ok, grazie. Allora, senza entrare troppo nel merito, c'era due categorie di interventi previsti per il precedente conto termico. Diciamo, in estrema sintesi si può dire che il nuovo conto termico, così definito CT2.0, introduce tantissime novità. Oltre agli interventi precedentemente appunto previsti, introduce la trasformazione degli edifici esistenti in cosiddetti NZEB, edifici energia quasi zero, introduce la sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione e l'installazione di tecnologie di building automation. Rispetto agli interventi di categoria A2 precedentemente ammessi, è stato aggiunto con un nuovo conto termico anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con caldaia e condensazione. Il nuovo conto termico inoltre eleva la soglia di ammissibilità degli impianti. I soggetti che sono importanti per il conto termico sono i soggetti ammessi, che sono coloro che hanno la disponibilità dell'immobile e coloro anche che beneficiano dell'intervento oggetto di incentivazione. È importante specificare se si tratta di soggetto ammesso pubblico o privato per stabilire le categorie di intervento cui può accedere e anche le procedure d'accesso. Il soggetto responsabile è colui che ha sostenuto direttamente le spese per la realizzazione dell'intervento e in virtù di questo può farsi, diciamo, portatore della domanda richiesta al GSE dell'incentivo di cui poi beneficerà. L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere direttamente chiesto dal soggetto ammesso o anche dalla ESCO che lavora per conto della pubblica amministrazione attraverso la sottoscrizione di un contratto EPC. Da 19 luglio 2016 inoltre è importante specificare che soltanto l'ESCO in possesso di certificazione in corso di validità secondo la norma UNICE 11352 saranno, diciamo, ammesse. Le amministrazioni pubbliche, diciamo, comprendono le cosiddette amministrazioni pubbliche previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, gli ex istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitanti e la novità del nuovo conto termico prevede anche le società a patrimonio interamente pubblico come le società in-house e le cooperative sociali che sono quelle iscritte nei rispettivi albi regionali. Nel precedente conto termico erano previsti tre meccanismi di accesso, l'accesso diretto, l'accesso tramite prenotazione e l'iscrizione ai registri. Il nuovo conto termico esclude l'iscrizione ai registri, potenzia il meccanismo prenotazione e semplifica l'accesso diretto con un catalogo degli apparecchi domestici di piccola taglia predisposto dal GSE, verrà costantemente aggiornato dal GSE e pubblicato periodicamente sul proprio sito. Prenotazione viene potenziata, i tempi dei pagamenti vengono ridotti, l'impegno di spesa accumulata rimane invariato rispetto a quello degli anni precedenti, sempre 200 milioni di euro previsti per la pubblica amministrazione, 700 previsti per i privati, nello specifico del contingente previsto per la pubblica amministrazione il 50% è riservato agli interventi che hanno accesso con prenotazione. Per gli interventi di categoria 1, quindi di incremento dell'efficienza energetica, il recupero dell'incentivo è pari al 40% delle spese ammissibili, mentre invece per gli interventi di categoria 2, cioè di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l'incentivo può arrivare fino al 65% della copertura delle spese.
Il nuovo conto termico prevede incentivi più alti, fino al 40% per isolamento muri e coperture, sostituzione di finestre, installazioni schermature, illuminazioni interni, Bingil Automation e caldaia a condensazione, fino al 50% per l'isolamento termico nelle zone climatiche EF, fino al 50% nel caso di isolamento termico e sostituzione di finestre se l'intervento è accompagnato dall'installazione di un impianto, fino al 65% della spesa sostenuta per gli NZEB, gli edifici energia quasi zero, anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie, apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompa di calore e impianti solari termici. Un altro aspetto interessante, anche se non costituisce una novità, è comunque il recupero totale delle spese legate alla diagnosi energetica e all'attestato di prestazione energetica per le pubbliche amministrazioni, mentre invece per i privati prevede un rimborso del 50%. Diciamo, le condizioni dei pagamenti degli incentivi sono migliorate con l'introduzione del nuovo conto termico, per esempio nel caso di contributo di rata di unica rata, il tetto massimo passa dagli attuali 600 euro ai 5.000 euro, gli incentivi non vengono più erogati in 6 mesi ma in 2 mesi, le modalità di erogazione dell'incentivo previste per la pubblica amministrazione sono diciamo le stesse previste per le ESCO che operano per le pubbliche amministrazioni, e anche sono riviste le modalità di calcolo degli incentivi, generando appunto incentivi più alti. Altra importantissima novità rispetto al precedente conto termico: con l'introduzione di un nuovo conto termico le pubbliche amministrazioni possono usufruire dell'accumulabilità degli incentivi fino a un 100% della spesa effettuata, anche considerando fondi statali, insomma, quindi questo diciamo aiuta. Sappiamo che lo stato economico dei comuni non è dei più felici in questo momento, quindi questo può essere un incentivo. Qualche dato così a supporto: ad ora, diciamo, dati del 1 marzo 2016, sono stati impegnati 62 milioni di incentivi, capite che sulla cifra totale pochissimo, quindi vorremmo veramente che venisse capito e sfruttato di più. È una buona occasione proprio per rigenerare il territorio, rigenerare la socialità, per ricostruire, per strutturare legami sociali, per rendere il nostro patrimonio immobiliare più bello, più efficiente, più sostenibile. È veramente una mission sociale quella che ci sentiamo, fare sì che i comuni comprendano questo meccanismo e possano utilizzarlo. Una piccola scheda che sintetizza gli interventi realizzati l'anno scorso col conto termico precedente, sintetizzando un recupero della spesa media pari al 34% delle spese ammesse. Diciamo la top 10 delle province più virtuose dal punto di vista di usufrutto del conto termico, vediamo Milano in pole position. In estrema sintesi, ecco, si può dire che il nuovo conto termico agevola le modalità di accesso per la pubblica amministrazione, introduce nuovi interventi di efficienza energetica, amplia il perimetro dei soggetti ammessi, abbiamo detto, alla società in house e alle cooperative di abitanti, introduce il catalogo degli apparecchi, quindi diciamo semplifica la procedura di accesso, aumenta la dimensione degli impianti ammissibili, riduce i tempi di erogazione degli incentivi e aumenta, diciamo, la soglia della rata unica. Volevo farvi vedere anche, vediamo, scusate, allora, abbiamo distribuito una brochure che rappresenta una best practice di una scuola del comune di Villanova d'Asti che ha usufruito del conto termico e ha veramente realizzato un bellissimo lavoro, migliorando tantissimo appunto l'edificio scolastico. Ma non riesco a aprirla, mi può forse aiutare? No, perché non si apre? Mi inserisco ancora anch'io. Pensiamo a questa cosa, tra l'altro, di rigenerazione dei nostri edifici insieme con i ragionamenti di rigenerazione urbana, di baratto amministrativo, di interpretazione del baratto amministrativo. Noi veramente abbiamo degli strumenti nuovi su cui lavorare
per poter agire nei nostri comuni. Sono tutti nuovi, sono tutti da inventare. Questo è il problema vero, però ce li abbiamo, cioè non siamo costretti a stagnare nei nostri comuni senza far niente o schiacciati dalla massa degli adempimenti che ci vengono sulle spalle. Cioè se abbiamo un po' di creatività, un po' di inventiva, un po' di aiuto da parte delle associazioni dei comuni, da parte di chi ci sta intorno, da parte dei nostri tecnici, le possibilità per fare delle cose ce le abbiamo nonostante tutte le carenze finanziarie e economiche, nonostante tutte le difficoltà odierne. Spero che abbiate modo di prendere le brochure che abbiamo esposto, perché la tecnologia ci avversa, quindi come non detto.